fu allora che avvenne la scoperta della città, che si fece il confronto tra la vita di paese e la vita di città. Vedevo tutte queste vetrine piene di merci, pantaloni, borse, scarpe, mobili, radio. Vedevo più roba da mangiare nei negozi alimentari. Vedevo nelle edicole i giornali con le donne sopra. Mentre quando tornavo al paese vedevo le donne con la gonna giù fino ai piedi. Vedevo in città le copertine dei giornali, manifesti con queste donne così diverse. Le vedevo per strada, le vedevo andando al cinema. Erano tutte cose nuove che stimolavano la fantasia. Cominciavo a capire qualcosa, mi sembrava. E allora scoprii subito una cosa fondamentale, che per vestire bene, per mangiare bene, per vivere bene, ci volevano i soldi. Si vedevano automobili, si vedevano frigoriferi, televisori nelle case. Anch'io andai a lavorare per la prima volta in fabbrica. Andai all'Ideal Standard. E lì scoprì che era vero quello che mi aveva detto mio padre, cioè che il lavoro è soltanto fatica, e fatica il lavoro e basta. Così poi fui licenziato dall'Ideal Standard. E pensai allo sbocco che veniva proposto in massa allora a tutti i meridionali, e cioè di emigrare, di andarmene anch'io su nel nord. E ci sono andato col treno su nel nord. Un treno affollatissimo che volevo scendere già dopo 30 km. Feci tutto il viaggio in piedi, gente ubriaca con pezzi di pane che mangiavano nei corridoi, bambini che piangevano, cacavano, valigie, pacchi, scatole dappertutto. Una cosa tremenda. E questi qua viaggiavano già da 10 ore. Io ero salito allora a Salerno e loro venivano dalla Sicilia, viaggiavano da 10 ore dal mattino ed erano incazzatissimi. Verso il grande Milano.